Ma buongiorno, come va? Tutto a posto? Sentimi, mi capita spesso? Spesso no, però mi capita. Che arrivi qualcuno che mi dice: guarda, io il sito l'ho appena finito, me l'hanno appena fatto, ma non mi piace. Che senso non ti piace? Appena fatto, se non ti piace, perché l'avete messo online? Questa cosa mi ha sempre un po' fatto riflettere, ho provato a capire, ma perché? Cioè, in che modo succede questa cosa? Perché in realtà succede più spesso di quanto dovrebbe. E allora oggi ho pensato che in questo video ti racconto perché, cioè che cosa può andare storto nel processo che fa sì che il tuo sito non venga come volevi tu o che non ti piaccia. Perché, spoiler, è colpa tua, praticamente nella totalità dei casi. Infatti, la prima cosa che potrebbe essere successa è che hai scelto male la web agency. La web agency o il freelance o il cugino, chi vuoi, l'hai scelto male. Nel senso che può anche essere che lui sia scarso, che lavori male, che non abbia un iter che ti consenta di arrivare alla fine con la giusta consapevolezza e quindi che ti ritrovi con qualcosa che non volevi. Ma quella roba torna un po' ad essere un problema tuo, perché per esempio ho visto tante volte questa cosa succedere con della gente che in portfolio aveva esattamente il sito che ti ha fatto, ok? Quindi che cosa vuol dire? Che tu non hai guardato. Nessun web designer è obbligato a essere bravo, ok? E ognuno lavora con i suoi standard, con le sue capacità e queste cose vanno valutate prima di iniziare, ok? Non puoi sgridare uno perché lavora come ha sempre lavorato e come lavorava anche quando l'hai scelto tu, ok? Quindi se lui non ti ha raccontato un iter di sviluppo e quindi poi ti sei trovato con un iter che era assurdo, ho visto gente che alla prima riunione si presenta col backend fatto, robe del genere, e quello insomma è ancora una volta torna ad essere un problema tuo, perché quando vedi che c'è qualcosa che non va, devi fermare subito, non andare avanti. Se non hai visto qualcosa che ti piace sul portfolio o non ti convince la persona che hai davanti, non è che la scegli soltanto perché costa poco, altrimenti poi succedono queste cose qui. Seconda cosa che succede è che nel 99% dei casi rovina tutto, è che magari questo succede di più quando il committente è un'azienda. Ma succede anche in altri casi, perché comunque poi ci sono tutti quanti, cioè ci creano tutti i consigli, quello mi dice di là, è che parlate in troppi, capito? Quando si fa un sito web, quando si fa qualsiasi cosa, bisogna nominare o il responsabile di progetto che parla a nome di tutti. Non che io sono là a lavorare e nel frattempo mi arrivano i feedback di 10 persone diverse, tutti diversi fra loro, o che arrivano sempre i tuoi, ma che cambiano di volta in volta perché quello là mi ha detto una roba, quell'altro me l'ha detta un'altra, quell'altro ancora me l'ha detta un'altra, e quindi alla fine salta fuori su un casino che io mentre lavoro, capito, devo continuamente star dietro a tutti e non ho un referente unico, non ho nessuno da ascoltare. Cioè, se parlano tutti, non si capisce niente. Quindi se sei un'azienda, soprattutto, e quindi magari lavori con dei colleghi oppure siete più soci, eccetera, eccetera, mettetevi d'accordo su chi segue il progetto e lo segue solo lui, e quello sarà il referente per il web designer. Poi voi vi mettete d'accordo a parte, ne parlate, vi prendete il tempo quando c'è da prendere delle decisioni e arrivate con una decisione che sia compatta e che vada bene a tutti, perché altrimenti si comincia a fare degli avanti e indietro che faranno sì che il progetto vada a lungo, finisca male. 100% questa cosa succede su tutti i progetti. Terza cosa che può essere successo è che non mi hai messo like al video, non ti sei iscritto al canale, capito? Se non fai queste cose, il tuo sito viene una merda al 100%, guarda, garantito al limone, capito? Quindi, muoviti, ti lascio anche il tempo per farlo, lasciami like al video, iscriviti al canale se ancora non l'hai fatto, la campanellina, tutto quello che lì, e lasciami un commentino, sai cosa puoi scrivere nel commentino? Così per cambiare, mi scrivi, secondo me 16, così che arriva, mi piace un sacco questa roba, che quando arriva uno che non ha visto il video fin qui, capito, e legge i commenti, non capisce un cazzo, capisco 16 cosa, mi piace avanti, quindi scrivi, secondo me 16, va bene, quando hai fatto me lo dici e io vado avanti col video, fatto? Ok. No, la terza cosa che effettivamente può essere successa e per cui il tuo sito poi è diventato una merda è che ti sei intromesso in dei momenti in cui non dovevi farlo, ok? Cioè,
Mi capita spesso, per esempio, questa è una banalità, sapete che io non sono uno fissato con la grafica più bella del mondo, però deve essere una roba fatta bene. Un sacco di volte succede che cambiamo quella cosa lì, cambiamo quella cosa là, falla così, e magari mischiando stili, ma che è, e poi diventa una merda, capito? Perché tu puoi dire al cliente, no, ma guarda che fa schifo, ma quando lui si fissa, cioè non c'è niente da fare, anche perché lui ti dice, pago io, faccio io, e quindi non puoi fare niente. Stessa cosa con la comunicazione, cioè io mi sono sentito chiedere di quelle robe, ragazzi, di togliere la forma di contatto perché era una roba vecchia, di tutto, e quando il cliente si fissa poi lo devi assecondare in qualche modo, e però poi il sito viene una merda, perché o se ne rende conto il cliente, perché poi non viene come voleva lui, perché appunto si è intromesso in delle cose in cui non ha competenze, giustamente, ma perché, non perché è scemo, ma perché non è lavoro suo, capito? Cioè non è che metta a fare il lavoro del cliente, e così mi aspetto al contrario, e quindi poi dopo quella cosa lì ha fatto diventare tutta una schifezza. Quarta cosa che può succedere è che i feedback arrivano in maniera troppo caotica, hai delle idee troppo vaghe, troppo confuse, e quindi poi dopo quella confusione finisce nel progetto, per forza di cose. Tipo, cosa che vedo succedere spesso, il cliente che non sa cosa vuole, quindi ma non so, però sa cosa non vuole, cioè non gli piace un cazzo, però non ti dice che cosa gli piace. Ok. Oppure che, non lo so, torniamo sempre alla grafica, ma perché è più semplice come esempio, ma questa cosa succede in tutte le fasi di progetto, gli piacciono due cose che sono diametralmente opposte, e però le vuole tutte e due, e però il sito è uno, capito? Non è che puoi fare. E quindi diventa la merda, perché metti una roba di uno, una roba dell'altra, non fa schifo, capito? No? Però nella sua testa, no, facciamo, capito? E cosa? Perché appunto poi cosa succede? Che a lui piacciono delle cose, magari, cioè nella sua testa ci sono delle cose che gli piacciono, ma gli piacciono solo in teoria. Poi quando tu gliele applichi gli fa schifo. Ok, e quindi insomma si va a creare un pasticcio, viene una merda, sempre 100%. Punto di vista grafico, ma la stessa cosa la puoi declinare su tutti gli step di progetto. Punto numero 5, ecco, cinquinta cosa che fate e che rovina tutto, è che continuate a fermare il processo, cazzarola, ogni volta che tocca a voi, 2 mesi fermi. Cioè, servono i contenuti, 2 mesi fermi. Serve la foto, 2 mesi fermo, 2 mesi fermo, 3 mesi fermo. Non si può lavorare così, perché se spezzi il flusso, poi io o il web designer di turno o Facchino o chiunque, e poi dopo capito, devi riprendere tutto in mano, e a parte ti passa la poesia, cioè lavorare così è sempre una merda, ma poi perdi proprio il filo, capito? Cioè è come fare un discorso ed essere interrotti continuamente, non riesci a fare un discorso che sta in piedi bello pulito. Il sito è uguale, cioè non puoi fermare tutto per mesi e mesi ogni volta e pensare che poi tutto fili liscio. Sicuramente qualcosa va storto, perché si perdono informazioni, perché è passato troppo tempo, perché si perde tutto quel flusso. Non si può fare sta roba, ragazzi, bisogna fare le robe tutti nei tempi giusti, altrimenti oltre ad andare lunghi e creare disagi, peggiori il progetto. Punto numero 6, siete partiti troppo in fretta. Perché? Che cosa succede? Lo vedi perché ti vengono le idee dopo. Ah, facciamo anche questo. Ah, aggiungiamo quello. Ah, facciamo quell'altro. Sai cosa vuol dire sta roba qua? Che non ci hai pensato un cazzo prima. Per quello, se no non continui a cambiare idea, non continui a... questa è colpa tua ed è colpa del web designer, ovviamente. Nel senso che tutta quella parte decisionale di che cosa si mette dentro il sito, come si mette, che cosa si fa, eccetera, eccetera, bisogna farla prima. E finché non è definita al 100%, non si parte. Perché altrimenti, se iniziamo a lavorare e poi continua a cambiare idea, continua ad aggiungere una roba e continua ad aggiungere un'altra e un'altra ancora, diventa un casino, capito? Io non posso per esempio progettare un'alberatura con 5 pagine e poi aggiungerne altre a caso, perché quella roba di fatto diventa posticcia, cioè o ti fermi e riprogetti tutto, come poi succede, ma poi dopo girano anche le palle, perché nel senso quella roba andava fatta all'inizio e mi trovo a fare il sito 2 volte, oppure diventa tutta roba posticcia attaccata e diventa una schifezza, capito? Quella roba là va fatta prima, va pensato il sito, va progettata l'alberatura, va progettato il wireframe e tutto quanto prima per bene, e vanno progettati gli obiettivi prima per bene. Quindi le idee chiare prima di partire per tutti, altrimenti il sito diventa una merda. Punto numero 7, stai chiedendo al web designer qualcosa che non gli compete, ok? Cioè, allora, c'è web designer, c'è agenzia, e ognuno lavora in determinati ambiti, ok? Che non sono sempre gli stessi, ok? C'è chi si occupa anche di strategia, noi lo facciamo per esempio, c'è chi si occupa anche di grafica, noi lo facciamo ad esempio sempre per, non è per sminchiarsene, è per dire, cioè, queste cose noi le facciamo, c'è chi fa altro, ok? C'è chi magari è male verticale sullo sviluppo tecnico,
tecnico, ma magari non si occupa di grafica, ok? E quindi se gli chiedi di farti il logo a uno che non lo sa fare, farà una merda, ok? Così come se chiedi di fare la strategia a chi ti sta facendo il sito web, probabilmente non te la sa fare, ok? Cioè o è un'agenzia oppure qualcuno che si occupa anche di quello, ma allora è un altro discorso, ma allora gliela paghi a parte, tra l'altro. Oppure non puoi pretendere che quella roba venga da uno che non la sa fare, ok? Cioè non è che il web designer, ah allora fammi anche Instagram, così a caso, capito? Fammi anche quell'altra roba, il logo, non si fa così, ok? Tu devi scegliere una figura e fargli fare il suo lavoro, perché altrimenti quello magari ti dice di sì e poi non lo sa fare e, indovina un po', viene la schifezza, vedi? Tutto torna. Ultimo ma non ultimo, poni il focus sulle cose sbagliate. Cioè io vedo un sacco di volte la gente che viene e mi dice voglio fare wow, capito? Voglio fare il sito wow. Ho fatto un video sul sito wow, fatelo vedere. Il sito wow, io voglio fare il sito wow, wow, wow. Per fare il sito wow poi comincia a togliere robe a caso, a togliere concentrazione dalle cose che non, secondo lui, lo portano al sito wow. Cioè no, ma noi dobbiamo fare, guardiamo solo la grafica perché wow, capito, wow. Poi il sito non funziona, viene una merda. E tra l'altro un sito alberato male, senza una user experience fatta bene, ha voglia di metterci le animazioni e le lucettine, fa schifo, è brutto, non viene una roba bella, ok? Però più in generale non è soltanto un discorso dell'effetto wow, è proprio un discorso del porre il focus sulle cose giuste e nel momento giusto, ok? Questa cosa fa sì che ogni step venga fatto bene, e se ogni step viene fatto bene, il sito ti piacerà e sarà esattamente come lo volevi, anche la veste grafica. E quindi niente, questi sono gli 8 motivi per cui se hai ottenuto un sito che non ti piaceva va un po' cercato qua dentro, ok? Perché altrimenti non può succedere, cioè se facciamo tutto bene non può succedere, ma neanche che non ti piaccia graficamente, perché la grafica nasce pezzo dopo pezzo e quindi nel momento in cui io ti faccio vedere le prime bozze e tu già lo vedi se ti piace o non ti piace, se tu mi hai dato le reference giuste, a me non capita mai, ma veramente mai, ma non perché sono un figo, ma perché non capita veramente raramente di presentare un sito che poi non piace esteticamente al cliente. Poi si può rovinare con gli step, però la grafica viene sempre sviluppata in base alle reference che vengono date e con un minimo di esperienza tu ci becchi al 100%, cioè chiunque mi contatti per un sito, ci contatti per un sito e ci faccia vedere qualcosa che gli piace, ottiene una bozza grafica che gli piace al 100% ed è sempre successo. Ma dovesse capitare che non piace, quelle poche volte che è successo, e si corregge il tiro e si rifà, non è un problema, però ci arrivi. Però in nessun modo consegni una roba che all'altro non piace, perché ormai tu l'hai fatta, ok? Quindi quando mi dite il sito è uscito, il sito che non mi piaceva o che non raccontava le cose giuste, e tu dove cazzo eri mentre questo succedeva? Perché non ci vuole un giorno a fare un sito web, ok? Quindi e tu sei coinvolto, quindi non può succedere. Cioè, se tutto l'iter è pulito e queste cose che ti ho detto vengono fatte anche e soprattutto da parte tua, il sito web viene per forza come piace a te, va bene? Come serve a te, più importante. E niente, noi direi che ci vediamo al prossimo video. Come al solito ho guardato tutto il tempo lo schermino invece dell'obiettivo, ma prima o poi imparo, sono solo 5 anni giustamente che faccio video, quindi ci sta, però imparo, te lo giuro. Dai, ci vediamo al prossimo video, ciao.